Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Io invece do una valutazione critica di quello che abbiamo visto. Infatti i rappresentanti africani hanno detto: noi non siamo qui venuti a mendicare, ad avere semplicemente contributi, ma a fare le cose insieme. L'Occidente non deve fare un errore, lo sta facendo il governo anche nei confronti del Sud Italia, cioè considerare le terre ancora molto ricche di energia e di prospettiva come l'Africa, ma anche il Sud Italia, il nuovo hub energetico da colonizzare, lasciando a terra un po' di compensazioni economiche. Cioè voi avete energia, avete territorio, avete prospettive, noi arriviamo, Stato, multinazionali, con i soldi, voi avete bisogno di soldi perché, non so, in Italia i comuni non chiudono i bilanci, in Africa hanno problemi ancora più grossi e così perpetriamo un'altra volta una serie di errori. L'Africa è una grandissima opportunità se si lavora finalmente insieme con una cooperazione internazionale decentrata, cioè sostenendo i popoli africani a autodeterminarsi da soli. Cioè un'opportunità per noi. Nuovamente terra di conquista energetica oppure di materie prime, militari per neocolonizzazioni. Io credo che questo potrebbe essere un buon modo per il prossimo Parlamento europeo di stabilire rapporti diversi col continente africano. Roberto, non è facile. Dunque, perché